Ragazzi, mi raccomando, se vi fa piacere, visto che è gratis, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina. Per quanto concerne la live, cercheremo in tutti i modi di farla entro questa settimana, perché siccome sarà l'ultima proprio sull'argomento passaggio e proprietà. La stiamo organizzando in maniera che eh, quasi non ci sia diritto di replica. Posso dire solo questo. Quindi iscriviamoci al canale, attiviamo la campanellina se vi fa piacere, altrimenti va bene eh, lo stesso sulle offese non rispondo, non posso rispondere a tutta la gente che a tutti gli invidiosi, soprattutto a gente si fa che si infama tra di loro, poi li vedi insieme, no? Non mi interessa. Veniamo a noi. Quest'estate ci hanno detto mercato da 9, no? Giusto, soprattutto chi lo doveva dire a pagamento ci ha detto mercato da 9. Questi avranno il coraggio, forse anche a gennaio, di dire mercato da 9, perché poi la situazione attuale la conosciamo tutti, però secondo me è giusto anche un po' rimarcarla, no? Campagna acquisti 22-23, io ho detto l'altro giorno in senso figurato, ti sei rafforzato rovistando nella spazzatura, prendendo ex giocatori, giocatori. Alla fine, giocatori fortunati, oppure giocatori che addirittura non c'entravano nulla con il gioco di un allenatore che può piacere oppure non può piacere, secondo me, una delle migliori cose che ha fatto i Zaghi è stata quella di, di far rendere al massimo geco. Perché il geco della Roma non era assolutamente questo. Quindi, eh, bisogna dare merito a Zagi comunque geco la l'ha fatto rendere veramente tanto tanto quindi tirando fuori i due numeri praticamente l'Inter quest'estate ha speso 3 milioni per Bellanova, prestito con diritto di riscatto, 4 per Aslani, prestito con obbligo di riscatto a 14, Mkhitaryan a 0, Lukaku, operazione è stata 20, 20 milioni ma compensata con l'acquisto di Casadei a 15 milioni che l'Inter qualche mese prima aveva valutato 7 e poi l'ha venduto 15 al Chelsea. arrivo di acerbi eh, prestito gratuito con diritto a 4 milioni ma per prendere acerbi si è dovuto aspettare l'addio di Salzedo e argomè per, per liberargli lo slot eh, eh, dello stipendio dello stipendio quindi nonostante un mercato 21 22 positivo di 140 milioni ed un mercato con saldo, me lo sono scritto, positivo di 20-30 milioni, contando, contando anche quei pochi risparmi sugli ingaggi, e questo è un mercato di una società di, non so, di serie B, ma è un mercato di una società di serie B di metà classifica. Quindi, poi, dopo i soliti noti, soprattutto su YouTube, eh, ci hanno detto mercato da 9. Questa è una squadra. È una rosa. Analizziamo, analizziamo la rosa di quest'anno. Ha incominciato la stagione con tutta la difesa in scadenza di contratto. Poggi su Acerbi, che è un classe 88. Addirittura Acerbi viene fatto riposare quando dovrebbe essere l'incontrario in una squadra come l'Inter, ma già in una squadra di, me, di media alta fascia. Dovrebbe essere Acerbi a far riposare i titolari. Non che ti fai riposare Acerbi perché è il titolare. centro centrocampo è inutile, ragazzi. E diciate che l'Inter gioca meglio senza Brozovic? Senza Brozovic non puoi giocare. Brozovic è fondamentale per il centrocampo dell'Inter, soprattutto per le, per le linee di. Per, per come riesce ad intercettare le linee di passaggio e per come riesce a giocare sotto pressing avversario. Non, non c'è nessun centrocampista nell'Inter come Brozovic. Il problema del croato qual è? A parte i cinque infortuni in, quarto, in quattro mesi. C'era chi diceva e non aveva nulla, Brozovic, te lo ricordo, tutto nella chiavetta. L'ultima partita l'ha fatta a settembre e non aveva nulla. Nell'Inter, ti parlo, eh? Nell'Inter, Brozovic, per come gioca, per la mole di corsa, e comunque lui ti offre tutte le partite. Eh, il fisico, ragazzi, non è più quello di quando ha vent'anni cioè lui non può tenere i ritmi di corsa e qualitativi. Di, di quando aveva 25-28 anni perché comunque l'età si fa sentire, cioè ti logora giocare in quella maniera. Il gioco di Brozovic è logorante, quindi è come se avesse 32, 33 anni, 34, non per nulla, purtroppo, incomincia ad infortunarsi troppo spesso. No, l'anno scorso avevamo problemi con, eh, con gli sconti diretti, te lo ricordi, no. Quest'anno hai problemi anche con le piccole, perché? Perché non hai qualità, non hai, hai i calciatori che saltano l'uomo. Eh, quindi cosa devi fare per fare gol? Per fare gol o alza i ritmi a palla l'Inter, altrimenti non fa gol nemmeno all'Empoli. E questa è la verità, ragazzi. La Rosa è più vecchia dell'anno scorso. C hai troppi over 30 e li fai giocare ogni tre giorni. Non vai da nessuna parte così... Quindi non c'è più nulla da rifinanziare ormai. Te l'ha detto la Repubblica. L'Inter rischia un default finanziario. Si è galleggiato anche troppo. A gennaio, cioè, te continui ad avere comunque un attaccante di 37 anni, un centrocampista di 34, che è Michitania, che devono giocare ogni tre giorni. I sostituti non sono all'altezza, gli diceva quest'anno l'Inter la panchina l'inter non ce l'ha la panchina c'è solo un giocatore buono da far giocare a slani ma in cui l'allenatore non crede l'allenatore non riesce a sfruttare i, i momenti positivi dei giocatori perché spesso dopo le vittorie quelle poche vittorie importanti che ci sono state le partite dopo crolli perché ma perché nelle partite importanti il calciatore si automotiva da solo non c'è bisogno dell'allenatore a quei livelli lì l'allenatore deve entrare nella testa del calciatore quando gioia l'Empoli con il Monza con il Lecce partite dove abbiamo fatto ridere e nonostante tutto anche se comunque te negli 11 sei più forte se non alzi i ritmi non vinci non fai gol e rispetto all'anno scorso oltre ad avere una squadra più vecchia sei anche molto più prevedibile perché ormai lo sanno tutti i mesi gioia ragazzi ecco perché non c'è più futuro c'è il campanello rosso per quanto riguarda il discorso finanziario a gennaio non hai potuto fare mercato si parla di vendere i drufis si parla di accontentarsi di 20 milioni del Paris Saint Germain ma che roba è? Ma dove siamo finiti ragazzi? anzi dove eravamo finiti? dove eravamo finiti? dove vuoi andare con i cinesi? dove volevi andare? lascia perdere i giapponesi che quello ti riempie di fake news ma te con i cinesi dove volevi andare? Ecco che hai la squadra più vecchia dell'anno scorso. Di un anno, hai degli over 30 che sono molto più impiegati rispetto all'anno scorso. Sei diventato molto più prevedibile perché ormai stanno tutti come si gioca. Perché in Zaghi 352, 352, 352, 352 vecchi Rempoli che magari è bello fresco con, scusate, con dei ragazzi. Poi magari si vogliono mettere in mostra e ti fanno sedere in questa maniera. Servono questi nei calci non servono solo questi, ma servono soprattutto questi. Intervistano Marotta e non parla. No, no, no ragazzi, non parlo più. All'Inter non parla più nessuno, non c'è più un progetto, ma non è che non c'è più un progetto da quest'anno, c'è più un progetto da due anni ormai. La situazione finanziaria, la Repubblica, per questo canale è stato un grande successo nel senso che l'abbiamo raccontata, la verità, non è un successo vedere l'Inter in queste condizioni, e attenzione perché i cinesi se ne devono andare ma chi dice che il Zanga arriva fino a giugno arriva fino a giugno per fare cosa? per regalare l'Inter ma voi lo sapete in che condizione arriverebbe l'Inter a giugno con tutte le scadenze che ha con le spese che ha con i debiti che accumula ve lo diremo noi in live non ti preoccupare vi diremo questa e tante altre cose ovviamente è finita ragazzi è finita bisogna cambiare tutto anche la dirigenza io io non ho nulla contro la dirigenza, però ragazzi, è nei momenti difficili dove si vedono i fuori classe, quelli bravi, quelli forti, sia in campo e fuori dal campo. E qui si è deciso di non parlare. L'Inter è di tutti, ragazzi, non è che l'Inter è dei cinesi. Eh, noi, i tifosi interisti, cioè, ci devono dire qualcosa, ma a parte... Ma, ma, ma il silenzio a volte cioè, parla molto più di, 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 di tante altre cose. No? Il, silenzio, il silenzio che c'è all'Inter ti dice tutto: che i dirigenti sono in difficoltà, non possono più fare nulla, non possono proporre più nulla. Ormai siamo alla frutta, dove vuoi andare? Ma vedrai, ora su YouTube qualcuno ti dirà: O che eravamo a posto così, oppure magari Rovistando della spazzatura arriva qualcuno a fine mese e ti dirà: Mercato da otto perché ci serviva un giocatore del genere. Ci li presto. Ciao Mite.